Oggi c'è la consegna del mio diploma di laurea, quindi stiamo andando tutti alla cerimonia. Possono entrare al massimo 5 persone a persona, 5 ospiti, credo. Spero che siano 5, perché altrimenti spero di non averne portati troppi, altrimenti devo fare imbucare qualcuno. E adesso sto aspettando mia madre. Però dovremo farcela, ce la facciamo sicuramente. Ah, e nel frattempo vi ringrazio per aver partecipato così numerosi alla live dell'altro giorno. E speriamo di farne altre, ci stiamo organizzando per fare altre live di questo tipo, quindi se avete qualche argomento che può essere di interesse comune di tutti noi, siamo ben lieti di organizzare altre live come quelle di ieri sera. Treppa Eliana. Brava! L'importanza di questo traguardo personale, di grande soddisfazione che Gabriele Ponte, quello che ha fatto, ha una carriera professionale sicuramente sarà molto intensa e interessante. L'altro aspetto importante è che voi entrate ora con un ruolo da protagonisti nella società. Questo comporta oneri e onori, delle grandi opportunità, perché, come dico sempre agli studenti, viviamo in un mondo artificiale che è creato dagli ingegneri. Se non ci fossero gli ingegneri vivremmo come tempi del Medioevo. E quindi creare quello che sarà il mondo del futuro è vostra responsabilità. Non dico che i vostri figli vedranno un mondo diverso da quello che voi ora conoscete, ma voi stessi nell'arco di 20 anni conoscete un mondo che ora non riusciamo nemmeno ad immaginare. E voi potete essere un tassello di questo sviluppo. Quindi, come qualcuno ha detto, vivremo tempi molto interessanti e sarà anche vostra responsabilità far sì che vivremo tempi migliori di quelli attuali. Anche questa l'abbiamo fatta. Io spero che il video vi sia piaciuto di questa giornata e pensavo di farne altri. Vi ricordo che domani, che è 30 di settembre, c'è la notte dei ricercatori, che
Quindi se volete andate a cercare sul sito, soprattutto a Frascati organizzano tante cose belle, ma anche a Roma 3, immagino anche nelle altre università. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video.